Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi le ultime creazioni e voglio invitarvi a venire a trovarmi al mercatino che farò a Rivoli questo fine settimana, più precisamente domenica 17 novembre. Voglio appunto mostrarvi le ultime creazioni che ho fatto. La prima è questo braccialetto con la catenella che avevo comprata manualmente, cioè il braccialetto già pronto, solo da mettere i ciondolini, e ho messo questa borsettina imitazione Louis Vuitton che ho realizzato io, e ho aggiunto poi delle perline color cioccolato Rinascimento, perché mi sembrava mettere due borsette, mi sembrava un po' esagerato, anche perché sono, cioè, abbastanza grande come dimensione. E la catenella è questo dorato con una sfumatura arancione, non è proprio un dorato chiaro. Ed è, diciamo che l'effetto mi piace. Poi ho realizzato con l'altra catenella, quella colore matite, un braccialetto con tre macaron, uno al cioccolato, uno alla fragola e uno blu. Non saprei che gusto possa essere. Forse anice, non lo so. Comunque, con questi tre macaron, e presto vi caricherò anche il tutorial su come si realizzano i macaron. Sono comunque molto semplici, quindi anche per i principianti sono facili da fare. Poi, terzo braccialetto, questo qui, con il filo di cotone, siccome avevo una bobina di questo azzurro scuro, una bobina intera, allora la utilizzo appunto per fare questi braccialetti. Questa qui è la catenella grossa che avevo preso manualmente. Dietro ho chiuso con un moschettone e ho messo due perline in vetro, una grigia con dei piccoli puntini neri che riprende un po' il colore della catena, e una azzurrina che riprende il colore del cotone. E devo dire che l'effetto mi piace molto. Adesso ne farò altri su altre colorazioni. Diciamo che questa è una prova, ma per essere il primo è uscito parecchio bene. Poi ho realizzato un portamemo, sempre con quelle mollettine che avevo acquistato manualmente. Imitazione della Louis Vuitton, solo che ovviamente la dimensione è più grande. Questa qui è la borsetta del braccialetto, questo qui è il portamemo. E mi piace veramente tanto l'effetto che ha dato. Ovviamente per proteggere bene il tutto, ma soprattutto la carta, ho utilizzato la vernice ad acqua del Fimo e ho dato due passate, in modo, soprattutto concentrandomi sulla carta, in modo che venga protetta per bene. Poi ho incollato su questa struttura formata da una spirale, ho messo il mio portamemo. Ci sarebbe stato meglio dorato, magari, però c'erano solo argentati, quindi boh. Però non è brutto in fondo. Mi piace, cioè sono soddisfatta del risultato, anche perché ci ho messo un pomeriggio a fare questa e questa, cioè ci ho messo un pomeriggio a fare due borsette, quindi almeno il risultato è uscito bene. Poi, ultime due creazioni, ho fatto queste due cosine effetto Soutache, però col Fimo, cioè nel senso ho fatto dei salamini di Fimo, pallini, e ho avvolto il tutto. E queste qui le utilizzerò, le ho fatte molto fine, in modo che nonostante siano cotte, siano abbastanza morbide, perché le voglio applicare su questi due cerchietti, questo qua color crema e questo bordeaux, che avevo acquistato anche questi qui manualmente, quindi volevo appunto finirli prima del mercatino e andrò appunto ad applicare queste decorazioni più o meno. Non so come mostrarveli, perché non essendo incollati, tipo così, più o meno. Qua c'è l'altro, diciamo che ho pensato di metterli così, poi vediamo, magari faccio al contrario perché questo, essendo più chiaro, sta bene sul cerchietto scuro. È un po' complicato mostrarvi più o meno l'effetto come viene, perché sono comunque modellabili,
ma non essendo ancora incollati, non. Comunque, queste sono le creazioni dell'ultimo periodo prima del mercatino. Venite a trovarmi, vi aspetto in numerosi e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!